Ciao a tutti cari amici, bentrovati con una nuova stesa con i nostri tarocchi dedicati all'amore. Abbiamo come al solito la nostra canalizzazione con la variante unica, come abbiamo è stato visto nei sondaggi che preferite la variante unica. Io cerco di fare più video a una singola variante come avete scelto voi. Naturalmente so che ci sono delle persone che desiderano le doppie varianti, quindi cerco ogni tanto di accontentare un po' tutti e di fare anche una stesa con le due opzioni. Questa sera andiamo ad utilizzare gli oracoli del prisma, che sono semplici ma molto molto chiari, e andiamo a vedere che cosa sente la persona, cosa prova, come vede il vostro rapporto, cosa percepisce. Io vi ricordo, come al solito, che sono stese generali. Quindi non sono consulti privati, di conseguenza cercate di prenderli sempre con le pinze. Allora, andiamo a scoprire le carte. Questi video sono validi dal momento in cui vengono visti e vanno bene per tutti i tipi di coppie. Okay, basta semplicemente che cambiate il sesso e lo girate rispetto alla persona che desiderate. Io, naturalmente, essendo donna, vado molto meglio a canalizzare pensando che dall'altra parte ci sia un uomo, ma ripeto, non cambia nulla. Sono energie, non hanno sesso, quindi è solo per far comprendere, diciamo, un ragionamento logico. Allora, andiamo a vedere un po' cosa ci dicono sì, i tarocchi, scusate, gli oracoli. Allora, qui abbiamo una persona che sta valutando molto il rapporto che ha con voi. E sta cercando di, cioè sta entrando in una consapevolezza di probabilmente quanto siete importanti per questa persona e quanto questa persona effettivamente vi considera nella sua vita. Si rende conto che il vostro rapporto è cresciuto lentamente e che ha avuto una progressione che probabilmente magari neanche si aspettava questa persona. Un po' come una goccia che col tempo, goccia dopo goccia, ha fatto traboccare il vaso, cioè ha riempito questo vaso e neanche ci si era accorti. Quindi sta un attimo valutando, si sta rendendo conto di come stanno le cose tra di voi. Allora, è un uomo che vi desidera, sia sessualmente, affettivamente, ma una persona anche che sente un attaccamento nei vostri confronti, anche a livello intellettuale. Qui potrebbe riguardare anche una persona che, con la quale magari parlate molto. Qua emerge molto l'aspetto della conoscenza, del parlare, dello scambiare nozioni, del condividere. Questa persona si sente affamata di voi, della vostra conoscenza, di quello che avete da dare a questa persona e dello scambio che c'è tra di voi. Sente che questo rapporto sta crescendo ed è destinato ad andare sempre più in avanti, quindi non è una situazione in cui sì, conosco questa persona, ci parlo insieme, la frequento, però poi così. In realtà non va da nessuna parte, no, no, questa è una situazione in cui il rapporto cresce e quest'uomo se ne sta rendendo conto pienamente. Tant'è che la carta della crescita è proprio al centro della stesa. È una persona che però teme un po' questa crescita, ha paura di quello che emerge da questo rapporto, di dove andrà a finire questo rapporto. Teme. Forse anche voi, le aspettative che vi state creando di questo rapporto, ha delle paure che riguardano sia l'attrazione che ha nei vostri confronti, quasi la dipendenza che ha verso di voi e il fatto che non sta diminuendo questa situazione, ma sta crescendo sempre di più. Nonostante ciò, è una persona che ha una fiducia nel futuro, una fiducia nel vostro rapporto, è una persona che sente, come posso dire, una confidenza con voi, è come se vi sentisse appartenere
alla sua vita da tanto tempo, vi sembra che vi conosciate da sempre qui. In questa stesa emerge molto l'aspetto del parlare, del sentirsi, del condividere idee uguali, tant'è che qua c'è la carta della riflessione, cioè del riflesso, dello specchio, una persona che, cioè voi vi specchiate, pensate le stesse cose, agite nello stesso modo, però questo specchio è bello sotto un certo punto di vista, è appagante, però bisogna fare attenzione perché talvolta si rischia di vedere riflessa la propria immagine e questa persona teme questo aspetto, cioè ha paura di illudersi, ha paura di non vedere chiaro, cioè di riflettere, proiettare quelle che sono le sue idee, le sue paure, quello che è lui esattamente e pensare che lo siate anche voi, cioè teme che come posso spiegare? Teme di vedere se stesso, in realtà, invece di vedere voi. Quindi teme di essere un po' imbrogliato da se stesso nel capire se effettivamente vi sta guardando con i giusti occhi. Quindi questo è quello che emerge maggiormente nella stesa, è quello che sente, quello che prova nei vostri confronti. È una persona comunque molto interessata a voi. Qua non vedo al momento dei sentimenti importanti, vedo una persona molto attratta e molto quasi ossessionata. È affamata di voi questa persona. Va bene, io con questo finisco il video, vi do un abbraccio grande, vi invito a mettere un like, ad iscrivervi al canale e ad attivare la campanellina così vi arrivano tutti i video che carico, vi arriva la notifica sia di video che dei sondaggi, di tutto ciò che scrivo in community, quindi se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi per dire anche la vostra su come volete gli interattivi, cosa fare, eccetera. E io vi aspetto domani con un nuovo video. Un abbraccione grande e una buona serata.